Cari amici, benvenuti in questo video dedicato agli Yandere Simulator. Il primo di maggio Yandere Dev ha rilasciato un nuovo aggiornamento in cui possiamo vedere che sono stati fatti tanti bug fix, anche se probabilmente la maggior parte di questi bug nessuno di noi li ha mai incontrati, o magari sì, chi può dirlo. Comunque sia, sono state fatte anche diverse modifiche particolarmente interessanti sia al 1989 sia all'epoca di Ayano, che adesso andremo ad esaminare. Prima di tutto però vorrei mostrarvi un'altra piccola cosa. Nella pagina dei personaggi sia Ryoba sia Ayano hanno subito qualche piccola modifica. Per esempio adesso abbiamo diversi Ayano, oltre a quelle che già conoscevamo, come la versione Yan, la versione delinquente, la versione cameriera e la versione che un giorno si spera ci farà vedere come sarà Ayano nel Club delle Bulle. Adesso abbiamo anche la versione casual, in cui c'è Ayano con i suoi vestitini con cui solitamente si reca fuori in città a fare shopping. Guardate che carina la nostra Ayano con la sua maglietta verde, la gonna, ammetto che io pensavo avesse i pantaloni, le calze nere e le scarpe da ginnastica e i guanti, perché si sa, le yandere non vogliono mai lasciare impronte. Anche Ryoba ha subito qualche cambiamento, infatti adesso abbiamo due nuove versioni. Abbiamo la versione cameriera, perché sì, finalmente anche Ryoba ha il suo piccolo avatar quando fa la cameriera di sera per guadagnare soldi, e poi abbiamo la versione del 1989 casual. Guardate che carina la nostra Ryoba con il suo nuovo vestitino a fiori, ma come sembrano innocenti queste Aishi, eh? Se soltanto le persone sapessero la verità. Comunque sia, adesso è il momento di andare nel 1989 e di dare un'occhiata ai nuovi cambiamenti. Qui in città possiamo vedere la piccola Ryoba con il suo bel vestitino a fiori. Adesso direi che è il caso di vedere anche la sua versione come cameriera. Se vi ricordate, prima questo minigame era identico sia per Ryoba che per Ayano. Adesso invece finalmente abbiamo una Ryoba del 1989 assolutamente originale, anche se il vestito da cameriera è differente da quello che compare nell'artwork, chissà che non verrà cambiato. Al momento, come potete notare, sono cambiati soltanto i capelli. E a proposito di capelli, per la prima volta dal 2016 i capelli delle delinquenti hanno subito dei cambiamenti. Per esempio i capelli di Tiru adesso hanno una sfumatura blu più uniforme, inoltre anche gli occhi sono leggermente diversi, così come un po' la texture in generale dei capelli. Anche Doremi ha gli occhi un pochino più chiari, di solito Yandere Dev tende a cambiare sia occhi che capelli, e anche la frangetta è un po' cambiata. Direi che è un pochino più piena adesso. I capelli di Murasaki hanno chiaramente cambiato forma e anche la frangia è leggermente differente rispetto a prima, così come gli occhi che adesso sono più chiari. Anche i ciuffetti di Akari hanno un aspetto un po' diverso e la texture dei capelli in generale è stata cambiata. Infine abbiamo l'ultima delle delinquenti con i capelli un po' castani, un po' verdi, gli occhi sono stati ritexturizzati e anche i capelli sono un po' diversi rispetto a prima. Direi che è proprio cambiata la forma, ora sembrano più dimensionali. Se guardiamo un attimo con attenzione altri studenti, vediamo che anche Reiichi, il leader del consiglio studentesco del 1989, ha cambiato di brutto i suoi capelli. Adesso non ha più un solo ciuffetto davanti, ma ben due ciuffi laterali più lunghi. E sempre per la collezione andiamo tutti dal parrucchiere, stavolta è toccato anche ai ragazzi del club di teatro, che hanno subito dei grandissimi cambiamenti. Lui, per esempio, che è il leader del club di teatro, è cambiato veramente, veramente tanto. Siamo passati da dei riccioli luminosi e più o meno direi tra il rosso e il rosa a questo. Non so se mi piace, onestamente penso di preferire come era prima, ma si vede che Yandere Dev ha preso la sua decisione. Stessa cosa vale anche per gli altri ragazzi, che hanno subito dei cambiamenti piuttosto drastici, per non parlare anche delle ragazze, che sono praticamente irriconoscibili rispetto a prima. Tranne lei è rimasta praticamente la stessa. Beh, direi che il nostro Yandere Dev era molto molto in vena di cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda il club di teatro, e sono sicura che tutto questo capiterà anche ad altri club. Adesso però è arrivato il momento di vedere insieme un cambiamento tecnico della versione del 1989, che riguarda uno dei metodi per far fare brutte figure alla rivale fino a farla buttare fuori dalla scuola. Vi ricordo che qualunque tipo di violazione delle regole della scuola può essere riportato alla vicepreside in qualunque giorno della settimana. In particolare adesso parleremo del furto. Per fare in modo di attribuire alla rivale un furto, Ryoba deve rubare
rubare un anello da una delle ragazze della scuola e poi infilarlo nella borsa della rivale per poi denunciarla. Il problema è che questa cosa del furto ha sempre funzionato estremamente male. In parecchi mi avete scritto che non riuscivate a rubare l'anello e io stesso ho avuto parecchie difficoltà perché praticamente ho dovuto aspettare che tutto quanto si glitchasse. Infatti adesso questa cosa è stata finalmente cambiata. Vediamo insieme in che modo. La persona a cui dovete rubare l'anello è lei, Himeko Doreguchi, del club di teatro. Finora, per poter avere quest'anello, bisognava aspettare che la ragazza in questione si mettesse a mangiare e si togliesse l'anello posandolo accanto a sé, un po' col metodo delle sorelline Basu. Però questo metodo non funzionava. Adesso invece bisogna bagnare la ragazza con uno schizzo d'acqua e mandarla a farsi la doccia nello spogliatoio. Vediamo un po' se la ragazza effettivamente adesso si prende il trappolone. Sì, direi che se l'è presa alla grande. Sì tesoro, qualcuno ti ha buttato dell'acqua addosso e quel qualcuno sono io. Dai, vatti a far la doccia e levati quegli anelli che sono tanto belli, mi servono. Ovviamente non potete rubarle il telefono perché nel 1989 i telefoni non ci sono. Però guardate che bella collezione di anelli lascerà qui al posto del telefono. Ecco, a questo punto voi andate qui e ne rubate uno e fine della faccenda. Ve lo tenete e poi potete denunciare Kaguya o chi accidenti vi pare. Direi che questa versione è più semplice da portare a termine rispetto a quella di prima. E adesso mettiamo pure l'anello nella borsa della rivale. Ecco, la ragazza lo sta già cercando. Oh, uno dei miei anelli è sparito. L'aveva rubato qualcuno? La risposta è sì, assolutamente sì. E quel qualcuno è Kaguya, povera piccola Kaguya. Adesso vi faccio vedere un altro piccolo cambiamento tecnico per quanto riguarda i rapimenti. Prendiamo una ragazza qualunque, per esempio la Midori del 1989, e buttiamola nel nostro bellissimo sgabuzzino, così da condurla poi nello scantinato delle Aishi. A quanto pare qualcuno ha fatto notare a Yandere Dev che quando le persone vengono legate nelle sedie delle Aishi, le persone non indossano proprio l'abbigliamento che indossavano ai tempi del rapimento. Per esempio, in teoria dovrebbero essere in costume da bagno, oppure con uniforme da ginnastica o con uniforme scolastica in base al momento in cui sono state rapite. Invece questa cosa non accadeva perché erano sempre tutte vestite uguali dentro lo scantinato. Yandere Dev ha detto che sì, si potrebbe aggiornare il gioco in modo che si ricordi quale vestito aveva indosso chi al momento del rapimento, però sarebbe stato troppo complicato nel caso ci fossero delle nuove aggiunte di abbigliamento o cose varie. Perciò adesso succede una cosa particolare quando portate a casa qualcuno. Vediamo cosa. Da adesso in poi le ragazze del vostro scantinato saranno tutte vestite di stracci. Se ci fate caso, adesso la ragazza è scalza, non ha più il collante o il calzino, quello che indossava, ha soltanto una maglietta lacera e un paio di pantaloni o una gonnellina completamente disfatti. Quindi sì, in effetti Yandere Dev ha raggiunto un buon compromesso. A quanto pare le Aishi sono talmente psicopatiche che una volta giunte a casa non soltanto legano le loro ragazze, ma le spogliano pure e gli infilano questi vestiti tutti rotti. Complimenti, la mamma di Ayano e Ayano stanno diventando sempre più pazze man mano che il tempo passa e io non sono neanche un po' inquietata. Poverine, chissà che freddo che avranno qua dentro. Ma poi non capisco bene, secondo voi è una gonna? Sono pantaloni rotti o un po' buggati? No, Non lo so, sono tutte cose che scopriremo. Ovviamente anche la versione di Ayano ha subito diversi cambiamenti, ma non soltanto per quanto riguarda la modalità storia, ma anche per quanto riguarda la mission mode, che è tanto che non vediamo insieme. Eccoci qua all'interno della mission mode. I cambiamenti che sono stati fatti riguardano per lo più l'impossibilità di uccidere alcuni studenti in determinati modi per via di bug oppure comportamenti anomali da parte degli studenti. Tra i piccoli cambiamenti da notare, adesso il telefono di Ayano in questa modalità e anche nella modalità Love Sick è diventato più scuro per fare in modo di riflettere un po' questa atmosfera dark che si respira in questa modalità, che non è per niente allega e puccina, perché qui Senpai è morto e Ayano è soltanto una sicaria. I cambiamenti che sono stati fatti in questa versione riguardano Raibaru e Oruda principalmente. Non so perché Raibaru sia così triste in realtà, perché qui Osana è ancora viva, magari non sono mai diventate amiche, chi può dirlo. La modifica su Oruda riguarda il fatto che lei prima avrebbe ignorato qualunque bigliettino Ayano le avesse mai lasciato. Adesso invece basterà parlarle di bullismo e Oruda sarà felice di accettare la vostra missione. In questo modo potete sfruttare Oruda per farle ammazzare qualcuno al posto vostro o roba del genere. Vediamo se effettivamente mi calcola. Sì, sta andando a guardare il bigliettino in effetti. Legge il bigliettino, lo guarda e decide che tutto sommato, visto l'argomento che ho proposto, potrebbe essere interessata a un dialogo con Ayano. Mi raccomando, sfruttate questa opportunità nel modo migliore possibile. E adesso per quanto riguarda Rai.
Raibaru. Era impossibile dare fuoco a Raibaru perché Raibaru era capace di scansarsi da qualunque liquido le venisse buttato addosso, ovviamente inclusa la benzina. Adesso invece Raibaru non si scansa più, il che significa che è possibile magari rubarle il telefono mentre è nello spogliatoio o più semplicemente darle fuoco con la benzina che c'è nel club di giardinaggio. E adesso proviamo effettivamente a innaffiare Raibaru. Raibaru, sei lì sotto a piangere per caso? Eh sì, poverina, ma che cavolo. Vediamo un po', Raibaru. Vediamo. Oh! Raibaru è stata effettivamente innaffiata, ma che carina! Se questa fosse benzina, voi potreste tranquillamente darle fuoco, ma per il momento mi accontenterò di averla bagnata. Un giorno ti darò anche fuoco, Raibaru, non temere. Come ben sapete, Ayano può sapere un sacco di informazioni sulle sue rivali attraverso lo schedario. Questa, per esempio, è la pagina di Amai Odayaka, in cui la sua personalità è Lovestruck, e Lovestruck è la personalità che hanno tutte le rivali durante la propria settimana. Tuttavia, cosa accadrebbe se una rivale sopravvivesse alla sua settimana perché magari Ayano l'ha eliminata in forma pacifica? Succederebbe questo: per esempio Osana è ancora viva ma al momento non ha più una cotta per nessuno, infatti c'è scritto crush no one anymore, non c'è più scritto Taro Yamada, e anche la sua personalità è cambiata, non è più Lovestruck e non si sa ancora bene quale sarà la sua personalità in futuro, però sicuramente non è più Lovestruck perché ormai la cotta per Senpai è stata superata e lei probabilmente se ne starà per i fatti suoi oppure con qualcun altro, non è detto che si possa più mettere con qualcuno in realtà, però comunque sia sicuramente non sta più con Senpai. Questo signorino invece era il corteggiatore di Osana e come vedete non si sa bene perché avesse una crush, una cotta. In teoria una volta che Ayano lo scopre, magari per aiutarlo nel matchmaking, dovrebbe aggiornarsi questa voce. In poche parole, lo schedario degli studenti non dovrebbe essere più fisso ma dovrebbe essere più dinamico e variare in base alle informazioni e ai cambiamenti effettuati dal giocatore. Ovviamente sempre all'interno dello schedario degli studenti verrà scritto anche se qualcuno ha iniziato una nuova relazione, per esempio come al solito Osana nel matchmaking. Direi che si tratta di un metodo carino per tenere traccia di quello che Ayano ha combinato durante le settimane precedenti. Lo sapete che il matchmaking a me piace, quindi mi fa piacere vedere che magari verrebbe lasciata qualche traccia anche all'interno dello schedario, come dire: ehi, le cose cambiano, Senpai è sempre da solo, sì! Inoltre, altro piccolo cambiamento per quanto riguarda l'estetica: date un'occhiata alle nuove decorazioni che Yandere Dev ha aggiunto sulla scuola. Ha detto che per il momento sono soltanto qui davanti, ma che se riscuoteranno successo verranno messe su tutta la scuola. Onestamente, visto che questa è una scuola superiore barra università, mi sembrano un po' eccessive queste decorazioni, sanno troppo di, non so, palazzo di giustizia o roba del genere. Quindi Yandere Dev per me è no, però ovviamente se la maggioranza deciderà che queste decorazioni vanno bene, allora verranno aggiunte in tutta la scuola. Mi sembra un po' too much, però fate voi, fatemelo sapere nei commenti, ecco. E adesso diamo un'occhiata agli ennesimi cambiamenti estetici che hanno subito alcune studentesse, per lo più ragazze. Cominciamo da Ifude, una delle ragazze del club di arte, che adesso ha un pennellino che le sbuca dai capelli, un po' come l'altra sua amica che ha dei pennelli infilati nella chioma. Yandere Dev ha preso questa decisione per renderla, immagino, più riconoscibile come ragazza del club di arte. Sì, dai, ci può stare. Anche i capelli della leader del club di giardinaggio sono stati ritesturizzati per l'ennesima volta, adesso sono ancora più gonfi e ci sono i fiori di un colore differente e insomma questi capelli secondo me verranno cambiati ancora 50 volte, però mi piacciono di più quelli nuovi di quelli che c'erano precedentemente. E per l'ennesima volta indovinate chi altro ha cambiato capelli? Esatto, le sorelline Basu. I capelli di Sakyu adesso sono più squadrati e direi anche un pochino più piastrati rispetto a come erano prima, sono molto meno voluminosi e più lisci, mentre i capelli della sorella sono di una sfumatura di rosa più chiara e anche i ciuffetti hanno cambiato un po' le loro proporzioni, ma in generale direi che sono stati un po' tutti texturizzati oltre che ricolorati. Anche in questo caso secondo me verranno fatti altri cambiamenti da qui alla fine. L'unico ragazzo dell'epoca di Ayano che è stato anch'esso dal parrucchiere, come vedete il modello di Itachi è un pochino cambiato, i capelli sono stati completamente ritesturizzati, la barba e le sopracciglia più o meno mi sembrano le stesse, ma anche gli occhialini in realtà sono un po' differenti, sono un pochino più dettagliati adesso, e i capelli in
generale adesso hanno più dettagli per rendere i ciuffi un pochino più evidenti e separati da di loro. Infine, anche le signorine del consiglio studentesco hanno deciso di dare una rinfrescata al proprio look di nuovo, quindi mi sa che Yandere Dev non è ancora completamente convinto di loro. I ciuffetti laterali di Kuroko sono meno evidenti al momento, sempre presenti, ma comunque non sbucano più dal resto della pettinatura, che è comunque molto liscia e piastrata, con questa frangetta un po' più corta al centro. Anche Shiromi, che prima aveva i ciuffi di capelli molto più definiti, adesso sembra aver fatto una sorta di passo indietro, e anche le mollettine adesso sono molto meno evidenti. Non ho capito il perché di questa decisione, non ne sono completamente convinta, staremo a vedere se cambieranno ancora, spero di sì. Tra l'altro mi sembrano anche un po' più corti rispetto a prima. Anche Akane, che prima aveva i capelli un pochino più definiti e più lunghi, adesso ha i capelli più corti e meno definiti. Direi che anche il colore adesso tende più al rosso che all'arancione, e il nastrino che le teneva legato il ciuffo davanti è anche quello diventato più corto, ed è cambiato anche il nastro. Direi che è un cambiamento abbastanza grande che non mi convince appieno. Inoltre c'è il viso troppo scoperto adesso Akane rispetto a prima, non va bene, ha perso quell'alone di mistero che me la faceva detestare ancora di più. E infine i capelli di Aoi, che sono tornati più simili a come erano qualche update fa. I ciuffetti davanti sono meno definiti, meno lunghi e con meno texture. Non ho capito bene perché questa cosa, che va un po' in controtendenza, perché le ragazze del consiglio sembra che siano state downgradate invece che upgradate, non lo so, gusti miei per carità, però fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi. E quindi ragazzi, siamo giunti al termine di questo aggiornamento, e sì, Ayano ha di nuovo l'uniforme di Ryoba per un bug che non riesco in nessun modo a eliminare, però tutto sommato non sta troppo male, quindi posso tenerla anche così. Detto questo, riassumendo, adesso abbiamo anelli più semplici da rubare nell'epoca di Ryoba, e poi abbiamo anche queste decorazioni stranissime alle quali non mi riesco proprio ad abituare, per non parlare poi degli aggiornamenti di status per quanto riguarda le rivali, la loro situazione sentimentale e la loro personalità. Per chi non se lo ricorda, vi ricordo che la personalità può essere cambiata davanti allo specchio. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo momento, e mi raccomando, fatemi sapere nei commenti quale di queste modifiche vi sembra più utile e di quale avreste fatto volentieri a meno. Ciao! E mi raccomando, ditemi anche se qualche volta vi capita di cambiare la personalità di Ayano, per esempio utilizzando quella graziosa, perché quella di default, diciamocelo, non è proprio il massimo. Ciao ciao!